Sta cambiando un pochino il panorama degli attacchi, anche in Italia, sono meno le infezioni da ransomware, si sta lavorando di più da parte degli attaccanti su quello che sono lo sfruttamento di vulnerabilità all'interno dei sistemi ed anche quelle che sono compromissioni sempre con vettore alla posta elettronica in attacchi business e mail compromise. Questo però cambia un pochino quelle che sono anche le strategie di difesa, quindi il mercato sta cercando di andare in altre direzioni, stiamo cercando di affrontare quello che è la protezione di tutti gli ambienti cloud che le aziende stanno iniziando anche in Italia in maniera importante ad utilizzare, quindi sia su provider che possono essere quelli di Microsoft o quelli di Amazon come piattaforme per i sistemi di CMS, di gestionali, di portali web, tutte le aziende li stanno approcciando, li stanno utilizzando sempre di più e quindi è necessario proteggerli in maniera un pochino differente. Cambia quindi l'approccio al processo di protezione. Non abbiamo più un perimetro iperdefinito, prima c'era il bastione, ci mettevamo un firewall davanti, oggi dobbiamo cambiare un pochino il paradigma della sicurezza entrando nello sviluppo di quello che sono le applicazioni dei nostri clienti. Cambia quindi l'interlocutore, ci dobbiamo spostare su quello che è lo sviluppo di queste piattaforme applicative, dobbiamo entrare nelle aziende e iniziare a parlare con chi sviluppa effettivamente il prodotto e la loro applicazione, che sarà poi vettore delle revenue aziendali. E dobbiamo andare a interagire con l'applicativo, non più con il team della sicurezza e basta, che viva sempre portato dopo, ma in quello che sono i processi di DevOps e quindi di sviluppo. Cosa vuol dire portare la sicurezza dentro il processo di sviluppo? Vuol dire che si fa security by design, concetto nuovo. Si sta cercando di integrare nel processo di sviluppo di un software o di un applicativo aziendale il tema della sicurezza. Perché portare una soluzione di sicurezza all'interno dello sviluppo vuol dire spendere meno successivamente per correggerla, vuol dire essere più veloci nel go to market, vuol dire assistere le aziende dove c'è effettivamente il core dell'azienda, dove c'è il business dell'azienda. Oggi come oggi la sicurezza ha un budget più importante rispetto agli scorsi anni, ma il budget degli applicativi è sempre stato più importante perché era più vicino al business aziendale, quindi a quello che erano le richieste del business. Oggi Trend Micro sta affrontando questa sfida con un nuovo prodotto, si chiama Smart Check, e permette alle aziende di fare un'analisi del loro codice applicativo prima che lo stesso venga rilasciato in produzione, quindi prima che il codice sia di fatto utilizzabile dal pubblico, utilizzabile dall'utente o dal cliente finale di quell'azienda, se parliamo di un e-commerce o di una piattaforma web. Quindi stiamo cercando di lavorare per anticipare un pochino i tempi rispetto anche ai competitor, di entrare in sintonia con le aziende e con chi effettivamente sta portando avanti quelle applicazioni, non più soltanto col team della sicurezza. Poi sarà nostro compito aiutarli a rendere semplice questa analisi e questo processo e ad integrarlo il più possibile nelle loro logiche di rilascio applicativo. Trend Micro si sta rivolgendo ai suoi partner perché gli vogliamo dare la possibilità di avanzare in quello che è lo step della sicurezza e per portare nei processi applicativi il nostro prodotto e le nostre soluzioni. Questo renderà più facile per loro la possibilità di aprirsi a un nuovo business, aprire nuove strade di quello che sono i processi di sicurezza che fino ad oggi hanno curato solo gli aspetti di security, quindi tutto quello che era legato solo al team della sicurezza, oggi lo dobbiamo vedere anche insieme agli applicativi e in quello che è il processo di sviluppo del software. Possiamo aiutarli, siamo pronti con un processo di enablement a livello formativo e a livello di assistenza sul campo per insegnargli come queste nuove soluzioni possono sicuramente dare profitto a loro come partner e al cliente finale in termini di sicurezza.